Ciao, un nuovo giorno, buona fortuna e felicità con i tuoi cari. Oggi è sabato 27 marzo 2021, per favore tratta positivamente tutti intorno a te. Quali sono i segni oggi? Guarda il video per sapere. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi. Oroscopo Pesci. Gli altri, specchio delle vostre azioni. Qualsiasi cosa facciate, in campo amoroso, lavorativo, finanziario, negli altri vedete lo specchio delle vostre scelte e delle vostre azioni. Di cosa ne pensino vi preoccupa solo fino a un certo punto, nei vostri ideali credete a tal punto da superare indenni i giudizi altrui e le eventuali critiche, nei loro occhi, riflessa dalla luna. Scorgete solo la vostra parte migliore. Corrispondenza di amorosi sensi con la persona del cuore, libere da considerazioni di tipo materiale. A prescindere dalle sue potenzialità socio-economiche, il principe o la principessa azzurra rimangono perfetti per voi. Astro tarocco del giorno per Pesci. L'eremita. Un rapporto profondo, disinteressato, aperto a sacrifici e ad un equilibrio radicato e profondo. L'amore che è nato, o sta per nascere, potrebbe essere solido e maturo, responsabile. I single beneficeranno di un periodo di riflessione molto fruttuoso e non è escluso che al termine del quale potrebbero essere interessati ad incontri importanti. Se riuscirete a fare breccia nel cuore di qualche vostro amico è solo perché Giove e Mercurio vi stanno aiutando, la vostra fame di pace e serenità vi porteranno oggi a chiedere consigli ad amici e conoscenti. Giorno poco adatto ai cambiamenti. Cerca di tenere stretto quello che hai. Possibilità di avanzamenti della professione per i nati di sabato e giovedì. Mostratevi più convinti in quello che fate. Non arrenderti, presto arriveranno notizie positive che ti faranno risollevare da una situazione poco piacevole. Siete preoccupati per il lavoro e per le troppe discussioni che sentite. Vi sentite vittima di un complotto. Dovete uscire da questa idea al più presto, prima che vi danneggi. Oggi potreste tentare moderatamente la fortuna, la giornata non sarà tra le migliori. Tuttavia piccoli colpi di fortuna potrebbero renderla meno pesante, perché vi sentite gelosi. La gelosia è mancanza di fiducia soprattutto in voi stessi. Animo e lottate. Spianate la strada per ottenere un chiarimento, non dovrebbe essere difficile e probabilmente non vi verrà negato. Aspettate una notizia che potrebbe cambiare il corso degli eventi. Cercate di mobilitare e accelerare le cose perché la burocrazia potrebbe giocare qualche brutto scherzo. Meglio assicurarsi il buon esito di alcune domande per lavoro che avete presentato di recente. Buone prospettive per chi deve sostenere un esame o un colloquio oggi. In questa giornata riuscirete ad essere molto comunicativi e questo segna un punto a vostro favore in quanto significa che, soprattutto in campo lavorativo riuscirete a dare il meglio di voi stessi. Il lavoro vi regalerà qualche soddisfazione in più. Riannodate fili e trame anche in amore, riproponendo tutta la vostra abilità comunicativa. Ci sono grandi notizie in arrivo oggi, ma l'unico modo in cui potrete festeggiarlo è insieme a qualcun altro che condivide con voi questo momento. Non vi preoccupate, non ci sarà gelosia nelle espressioni di gioia di coloro che vi sono intorno. Moti celesti che, pur mantenendosi estremamente positivi, inseriscono piccoli disturbi nella trama della vostra vita, per renderla più piccante, per allontanarvi la noia. Oggi vi rema contro la luna nel segno nemico amatissimo della Vergine, vi provoca scossette di poco conto, giusto atte a movimentarvi la serata. Si prevede una giornata piuttosto controversa per colpa della luna opposta. Mantenete la calma ed evitate di litigare con chi vi circonda, in particolare con il partner. Sul lavoro ci sono delle difficoltà di gestione e siete parecchio polemici con chi vi circonda. Oggi, secondo le previsioni di Fox, dovrai fare i conti con un problema del passato. Ultimamente sei molto distratto, forse il tuo cuore sta tornando a battere come un tempo. Ci sono diverse occasioni che dovresti sfruttare in questo momento, ma nella giornata di oggi, dovrete pensare più che altro allo sviluppo di alcune relazioni. C'è infatti un enorme bisogno di comprensione intorno a voi. Dovete sfogare le vostre frustrazioni, ma anche i pensieri più nobili. Imparate a comunicare con chi vuole ascoltarvi e ad ascoltare chi vuole parlare proprio con voi.
sarà difficile dirvi di no. Riuscirete a essere convincenti, e le vostre proposte allettanti faranno impazzire il partner. La carica erotica vi farà viaggiare su livelli di piacere e di grinta mai raggiunti prima. Punto. Sgobboni per tutta la mattina, ma nel pomeriggio il lavoro allenta la morsa concedendo più spazio alle storie di cuore e allora ringraziate la luna all'opposizione, sostenuta dai buoni aspetti di Plutone e Urano, entrambi di supporto al vostro segno, già abitato dal romantico Nettuno e da Mercurio, autore di belle rime sentimentali. Punto. Amore ed Eros, come siete diversi dal partner, voi così fantasiosi, svaporati, inafferrabili, lui o lei concreto, costante e abitudinario. Eppure è proprio questa differenza a tenervi insieme, vi completate a vicenda rintuzzandovi con discussioni spassose, che non portano a nulla se non a far ridere i vicini che vi ascoltano da dietro alla parete. Punto. Pensare di preparare qualcosa di romantico per il vostro partner sarebbe un'ottima idea, da seguire soprattutto con l'avvicinarsi di una ricorrenza importante. Avrete la passionalità e l'intensità giusta. Punto. Giove e Nettuno, vostri astri numi tutelari, vi consentono un formidabile rinnovamento in campo affettivo, specie se siete nati nella seconda e nella terza decade. Se siete in una coppia stabile avrete modo di vedere rivitalizzato il rapporto. Se invece siete in una situazione più leggera di incontro avvenuto di recente, vedrete il contatto occasionale tramutarsi in una storia seria. Punto. Lavoro e denaro, incoraggianti le trattative grazie a una mossa a sorpresa, in sede di esami non avrete suggerimenti ma ve la caverete ugualmente alla grande. Punto. Se lavorate alle dipendenze sarete dispiaciuti per il comportamento insolente di un vostro superiore, vi sentirete accusati ingiustamente e troppo severamente. Punto. Un po' di fatica imprevista in ufficio ve la annuncia Marte Gemelli se siete nati nella seconda decade. La vostra abilità di sgusciare dalle situazioni che vi vengono affibbiate in modo improvvido, tuttavia è grande, e si mette in moto anche quest'oggi sul vostro luogo di lavoro. Punto. Riuscite, con abilità quasi pirotecnica, a intuire in anticipo la mansione che vi sta per essere affibbiata e trovate un escamotage rapidissimo, con tocco da maestro. Questo in modo più incisivo e diretto se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 12 al 16 del mese di marzo. Punto. Benessere, la salute è fondamentale, ma anche il benessere è una bella parola. Se poi fa rima con amore ancora meglio. Scambiare energia con gli altri e respirarla attraverso un ambiente sano, oggi purtroppo quasi un miraggio, è già una garanzia di equilibrio. Colore da indossare turchese o blu notte, profumo consigliato glicine o lilla. Punto. Il tuo desiderio di smarrirsi è forte. Potreste sentirvi attratti dall'esatto opposto di quello che sapete essere un bene per voi. Non c'è giudizio qui, ma un po' di consapevolezza e equilibrio può aiutarvi nelle prossime settimane. Punto. Per lei, innamorate cotte, in lui vedete solo i pregi, al punto che trovate simpatica perfino sua madre. Per lui, lei è l'esatto contrario di voi. Come a dire a casella nera accostata a quella bianca sulla scacchiera. Ma è proprio per questo che vi attrae tanto, è il vostro complementare. Punto. Colore delle emozioni, bianco latte. Punto. Barometro dell'umore, sereno. Punto. Pagellina del giorno, sentimenti, 9, attività, 7, finanze, 10, benessere, 8. Punto. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo. Thank you.